Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Jobs Act nel 2014 c'era una delega con il salario minimo. Nella scorsa legislatura il ministro Orlando aveva raggiunto una preintesa con le forze sociali per il, nel 2014 non è stato fatto. Ma perché erano Non è stato fatto perché erano contrarie tutte le forze sociali. Nella scorsa legislatura il ministro Orlando era riuscito a trovare un'intesa sul salario minimo, è saltato il governo Draghi e comunque Forza Italia e Lega, che facevano parte di quella maggioranza, erano contrarie. E non è vero che non siete contrari, perché voi avevate presentato un emendamento soppressivo. Abbiamo fatto la nostra proposta di legge. Avevate presentato un emendamento, anche noi abbiamo presentato nella scorsa legislatura, in questa legislatura. È depositata. Però in questa sulla proposta delle opposizioni, che è una proposta di buonsenso. Noi siamo per l'estensione della contrattazione collettiva. Avete presentato un emendamento. Mi pare che anche voi stavate su questa posizione. Un attimo. Abbiate pazienza, se io non riesco a terminare e esprimere il mio pensiero, poi come fate a controbattere? Avete presentato un emendamento soppressivo, poi vi siete spaventati perché vi siete accorti, perché anche voi leggete i sondaggi, che tre quarti degli elettori, compresi i vostri, sono a favore, e adesso state facendo melina, il CNEL, ne discuteremo, tanto arriva la sessione di bilancio. È una priorità perché ci sono 3,5 milioni di lavoratori poveri e l'inflazione colpisce di più i lavoratori che guadagnano di meno, perché è un'inflazione che allarga le disuguaglianze, perché riguarda i generi di prima necessità. Lo dicono i dati Istat, fiscale. L'inflazione per il 20% più povero delle famiglie è stata di 3-4 punti più alta rispetto a quella che ha colpito il 20% delle famiglie più benestanti, perché ci sono modelli di consumo differenti, e siccome la casa la devi comunque riscaldare e i generi di prima necessità li devi comunque comprare, le bollette le devi pagare, i bilanci delle famiglie più povere e di quei 3,5 milioni di lavoratori sono stati colpiti di più. Quindi quella che era già un'emergenza nel 2014, infatti, lo è ancora di più con quello che è successo in questi due anni, in cui l'inflazione, lo dice l'OCSE, ha ridotto i salari reali in Italia molto di più di quello che è accaduto negli altri grandi paesi avanzati. La volete? Questa è una priorità o non è una priorità? Infatti per voi è una priorità, perché altrimenti la crescita non riparte. Scordatevi di fare ripartire la crescita se non intervenite anche sulla domanda interna, su quelle milioni di persone che hanno smesso di andare in vacanza, che quando vanno a fare la spesa gli viene l'ansia perché vedono i prezzi aumentati, eccetera eccetera eccetera. Questa è la principale preoccupazione del paese. E il salario minimo è una delle risposte, ovviamente non è l'unica, ma è una delle risposte possibili. Si può fare domani mattina e non costa il bilancio dello Stato. Non costa il bilancio. Certo, qualche impresa che oggi sottopaga i propri lavoratori dovrà pagare un po' di più. Ma la prima impresa che sottopaga quelli che pagano stipendi vergognosamente bassi, viva Dio, dovranno pagare un po' di più. Quelli sì, avranno un costo aggiuntivo. Iacometti, c'è l'inflazione che ci sta falcidiando, quello è uno dei grandi problemi. Sì, è un problema, ma non si combatte col salario minimo. Allora, il primo punto del salario minimo è non si può fare... Con tassi più alti.